Con i temi dei quotidiani direi di ripartire, Filippo, se sei d'accordo, dalla nazionale. Assolutamente, perché insomma ieri Antonio Conte ha spiegato le sue scelte che in alcuni casi hanno fatto discutere. Ripartiamo dalla Gazzetta dello Sport. L'Italia si stringe a Conte, Europatto. Il CTA è fedelissimo, una nazionale feroce, affamata come la prima Juve. Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini. Il tecnico ha chiesto di trasmettere al gruppo quei valori. Si deve sognare. Motta e Montolivo devono recuperare in fretta. Dubbi? I ballottaggi saranno tre, scrive Sebastiano Vernazza. Lo spirito della Juve, il fino alla fine, motto hashtag della Casa Reale Sabauda. Su questo farà leva Conte nel ritiro pre-europeo. Il CTA pronto il discorso che presto, se non lo ha già fatto in queste ore, rivolgerà i pezzi grossi bianconeri. Sarà un appello ai valori juventini, alla feroce agonistica, alla vittoria come unica cosa che conta. In particolare richiamerà l'anno 0 2011, la sua prima estate l'allenatore a Vinovo, quando raccolse i cocci della Juve settima e fuori dall'Europa e in pochi mesi la riportò in cima al campionato contro ogni pronostico. Ha bisogno dei quattro saggi per spiegare agli altri azzurri cosa fu quella Juve per fame e cattiveria. L'attuale situazione dell'Italia non è molto diversa da quella della signora nel luglio di 5 anni fa. Tira brutaria attorno agli azzurri, accreditati di poche speranze per Francia 2016. L'ingresso nei quarti sarebbe un successo, il mantra più gettonato lungo i vialetti del centro tecnico federale, ma Conte per mentalità non può accettare una resa onorevole, motivo per cui cercherà di rinfocolare lo juventinismo nei fantastici quattro e chiederà loro di diffondere il verbo in spogliatoio. E poi vengono citate alcune sue frasi di ieri. Sul piano tattico si va verso un sistema stabile, il 3-5-2, con cui a suo tempo Conte rifece grande proprio la Juve, un altro segnale di continuità. Sul piano tecnico, senza Marchese Verratti e senza Pirlo e con un attacco tutto da decifrare, oggi l'Italia è una nazionale fondata sulla difesa della Juve, scrive la Gazzetta, un film già visto tante volte in passato, per esempio dall'Argentina 78 a Spagna 82, ma ora più vivo che mai, perché in quelle occasioni qualche infiltrato c'era, mentre adesso negli ultimi 16 metri siamo ancorati al monoblocco. Conscio dei limiti del gruppo, consapevole che i piedi buoni non abbondano, il CT vuole un'Italia che non dia respiro agli avversari, che li intimorisca con l'aggressività. Conte però sa che non si può vivere di sola cattiveria e si è concesso un'immagine poetica da visionario. Ai miei ragazzi chiederò di essere sognatori, di sognare qualcosa di bello e di possibile. La fortuna non è dalla nostra parte, ma spero possa girare. Alcune delle sue sensazioni: vuole 23 assaltatori al top della condizione. Con queste premesse la strada per Motta e Montolivo si fa in salita. Ho pochissimi dubbi, so in linea di massima quali saranno i 23, i ballottaggi sono due, al massimo tre. Uno riguarda l'attacco, ma non è detto che sia Insigne a essere in lizza, lui può fare la seconda punta. Ho dovuto compiere scelte dolorose, ho escluso Acerbi e De Silvestri che avrei voluto portare, Soriano che aveva passato tanto tempo con noi. Un pensiero per Pirlo, ci siamo parlati, ho mandato osservatori in America per lui e Giovinco e ho deciso di escluderlo. Se si sceglie di andare a giocare là, poi se ne possono pagare le conseguenze in termini calcistici. Insomma, questo il Conte pensiero ieri in conferenza stampa a Coverciano. Possiamo anche ascoltare un aspetto di quella che è stata la sua presentazione di una lista che naturalmente andrà scremata entro il prossimo 31 di maggio, quando saranno selezionati i 23 più 4 riserve. Sentiamo. No, ho pochi dubbi sinceramente, quindi nella mia testa comunque ho già un progetto ben preciso dei 23, oggi potrebbero essere 24-25, ma nella mia testa è già ben preciso il disegno, e quindi questa settimana lavoreremo così come abbiamo fatto la settimana scorsa. Abbiamo la possibilità di lavorare con tutti, certo. Valuteremo sicuramente le condizioni di Montolivo e Motta, questo è fuori dubbio, perché è inevitabile che il fatto che oggi non siano disponibili può avere un peso importante nelle scelte, ecco.